Il Signore sia con voi e ci predisponiamo a questo momento di preghiera, lodiamo il Signore insieme, sentendoci famiglia. Non mi ha negato la tua misericordia. Ha chiamato il Dio e il fuoco della terra. Tua parola di vita, metti la canna nella nostra umanità e parla ancora. Noi guardiamo Maria, la donna del monte che sta in alto, e noi normalmente tentiamo di guardare in alto perché tutto ciò che è in alto è sempre bello, e Maria, stando in alto, per noi diventa faro, punto di riferimento, segno di bellezza. E guardando Maria capiamo anche il significato di quello che stiamo adesso vivendo, la celebrazione eucaristica. Maria ha detto: fate quello che egli vi dirà, è il consiglio di madre che ha dato a noi. E questo proprio per dire: sì, siamo devoti di Maria, ma se la nostra non è una fede vera, questa devozione non raggiunge il massimo, perché la devozione deve trasformare i cuori, e trasformare i cuori per noi che siamo credenti significa vivere la parola di Dio. E allora sì, io sono devoto di Maria, non manco alle preghiere per la Madonna del Castello, io guardo a Maria, penso a Maria, però poi il Signore dice: ma ricordati che quello che io mi aspetto da te è che tu viva la mia parola. Ed è questa la parola che abbiamo ascoltato, che ci viene detto che noi dobbiamo dare conto della speranza che noi agli altri. E questo è il compito del cristiano. Il cristiano non è colui che sa le preghiere, che segue le devozioni, che va alle processioni. Il cristiano è colui che con la sua vita deve rendere conto agli altri di ciò che il Signore ha messo nel suo cuore. E se poi noi leggiamo le letture, in fondo, che cosa vuol dire rendere conto della speranza? Significa vivere l'amore. Ecco con dove si distingue il cristiano. Ecco perché Maria per noi diventa maestra. Lei è la donna del bell'amore. Ecco lei che ha aperto il cuore a Dio e ai fratelli. Noi alcune volte diciamo: ma io sono cristiano, vado a messa, dico le preghiere, faccio l'elemosina, sono a posto col buon Dio. E il Signore dice: ancora no, perché non è il problema di quello che fai, è il problema di quello che hai dentro. Perché tanta gente fa tante cose buone, ma non sempre riesce a vivere l'amore. Un esempio: nelle case dei mafiosi, quelli famosi che abbiamo visto anche alla televisione, dove c'erano le pistole e le altre armi, sul comodino c'erano le immaginette, c'era la Bibbia, questa gente diceva anche di fare il bene. Qualcuno addirittura ho letto in un libro che prima di andare ad uccidere o dopo aver ucciso un uomo, si recava in chiesa a dire la sua preghiera. Vedete come basta dire io sono un buon cristiano per essere a posto, no? Perché il Signore dice quello che deve governare la tua vita è soprattutto l'amore. Allora io devo fare in modo che tutto ciò che compio, tutto ciò che faccio, quello che vivo, senza bisogno di fare dei gesti straordinari, la vita di ogni giorno, che casalinga facendo la casalinga, l'impiegato facendo l'impiegato, il lavoratore facendo il lavoratore, io facendo il vescovo,
tutto quello che compiamo dobbiamo farlo sempre riempendo quei gesti nostri dell'amore di Dio e dell'amore per i fratelli. Solo così la devozione a Maria diventa vera. Altrimenti posso fare tante cose. Quanta gente si reca in chiesa a pregare? Portiamo tutti nel cuore Giovanni Paolo II. Quell'uomo, quando non riusciva più a parlare, quando il suo corpo è rimasto rotto dalla malattia, quando sembrava che era diventato una persona inutile, non ha continuato a dimostrare di essere amico di Dio. E noi lo abbiamo visto con ammirazione. Il problema non è quando era giovane faceva cose belle, ma sino alla fine, anche quando non riusciva più a far niente autonomamente, ma era spinto dagli altri, aiutato dagli altri, lui ha continuato a dimostrare che il suo cuore era pieno di Dio. E noi lo abbiamo ammirato. Che cosa vuol dire essere cristiani? Quello che lui ha vissuto lì, dove era, prima da Papa sano, poi da Papa malato, è quello che il Signore chiede a ciascuno di noi. Fa la tua parte, falla bene, ma fai in modo che traspaia sempre l'amore. Infatti, Giovanni Paolo II era l'amico di tutti. Gli anziani lo sentivano amico, i bambini correvano da lui, i giovani lo vedevano come un compagno con cui condividere. Nessuno si sentiva escluso. Tutti hanno detto, questo è il nostro Papa. Il cristiano è colui che tutti sentono amico, colui che tutti possono avvicinare, colui che ha sempre una parola di bontà e di speranza da regalare agli altri. Un'altra cosa è completo, è quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, che si collega appunto a quello che ci siamo detti. Noi abbiamo detto, ecco, io faccio tante cose buone, perciò amo il Signore. Il Signore no, dice, chi mi ama osserva i miei comandamenti. Vedete, l'amore non è la conseguenza, l'amore è il punto di partenza, non è il punto d'arrivo, perché è l'amore che mi spinge a fare anche quei gesti che io con difficoltà riesco a fare se non fossi aiutato dalla fede e dall'amore di Dio. Io tante volte ho avuto modo di dire, quando noi diciamo una preghiera, il Padre nostro, quando arriviamo a quelle parole, sia fatta la tua volontà, ci ritroviamo un po' in difficoltà, soprattutto se viviamo momenti difficili, di sofferenza, problemi particolari, e qualcuno mi dice qualche volta, Padre, non sono capace di dire quelle parole, ma io dico sempre, sapete, la parte più difficile del Padre nostro non è dire sia fatta la tua volontà. Le parole più difficili del Padre nostro sono le prime due, Padre nostro. Perché se lo sento davvero papà, di lui mi fido. Se sento che lui mi vuol bene, a lui mi affido. Come voi i vostri figli con voi, no? Quante volte gli avete detto, fa questo, te lo dico io che sono tua madre, che sono tuo padre, lo sai che ti voglio bene. E quei ragazzi hanno accettato, qualche volta anche a malincuore, quello che voi in quel momento dicevate. Se io sono cristiano, sono quello che in quelle due parole mi gioco tutto. Padre nostro, se lo so dire col cuore e sento davvero che lui non è un Dio che se ne sta lassù, ma un Dio il cui cuore è vicino a me, è un Padre che sa perdonarmi, che sa avere misericordia, che sa darmi la parola giusta, che se cado a terra mi aspetta per alzarmi, che se vede che si è spento la luce qua dentro si preoccupa di accendere, se vede che stanno finendo le mie forze prepara il pane, e quando vengo dopo una settimana c'è sempre una parola di speranza da dire. Se credo questo, allora sarò capace di fare tante cose, perché per un Dio che amore, per un Dio che ama, non alzo mai le mani. Alla persona che si ama si è disposta a far tutto, e qualche volta il bello qual è? Anticipare quello che lui mi chiederebbe, no? Quante volte i vostri figli hanno capito che voi avevate un desiderio e ve l'hanno realizzato, piccole cose, sarà stato un regaluccio, mamma, ho visto che questo ti piaceva a te, e voi vi siete meravigliati, avete sentito l'appello dell'amore di quel ragazzo, di quella ragazza nei vostri riguardi. Sentire l'amore di Dio, amare,
per poi fare ciò che mi tocca fare, significa proprio questo, sentire Dio vicino, sentirmi vicino a Lui. Dite, ma è possibile? E concludiamo dicendo, è possibile, ma non perché lo dico io, perché lo dice lei. Maria che ha fatto? A Maria è stato chiesto l'impossibile. È stata detto, tu devi diventare mamma, pur non essendo sposata, pur non avendo mai incontrato un uomo, ti fidi di me. Maria un po' è rimasta scossa, dice, ma com'è possibile? Però poi ha detto, se queste parole vengono dal Signore, questo è possibile, io il Signore lo amo. E se Lui mi chiede quello che io non riesco neppure a pensare, io di Lui mi fido. E disse quello, ecco, si faccia quello che il Signore vuole. Vedete la forza dell'amore? Quando l'amore è grande, grande, io sono capace di far tutto, anche l'impossibile. Quando l'amore di me è piccolo ancora, io ho mille scuse per non fare o scegliere di fare le cose che mi piacciono. E il Signore invece viene a dirmi, guarda Maria, Maria poi l'ho trovato in tutti i momenti della vita, l'ha trovato nei momenti di festa, a Cana, se l'è trovata ai piedi della croce, lo seguiva quando lui andava nei paesetti a predicare e come buona mamma dall'angolo guardava il figlio, soffriva quando parlavano male di lui, il suo cuore si rompeva quando sentiva che lo volevano uccidere e poi è rimasto con gli apostoli, uomini che avevano paura di fare la stessa fine di Gesù. Ma perché ha fatto questo? Solo perché era una buona donna, una buona signora? No, solo perché amava Dio e di Dio si fidava. Allora se vogliamo fare la festa davvero di Maria, se vogliamo che la nostra devozione diventi quella vera, chiediamo al Signore che ci cambi il cuore, che il nostro cuore rassomigli un po' a quello di Maria e cambiare il cuore, che nel nostro cuore ci sia posto per un po' più di amore, perché possiamo fare quello che il Signore ci chiede, fidandoci di Lui e affidandoci a Lui. E visto che è una giornata di festa, questa, io vi faccio gli auguri davvero che la festa della mamma possa diventare la festa della famiglia e che ognuno di noi, preoccupato di fare un dono alla propria mamma, invece di scegliere chissà che, pulisce un po' il cuore, fa un po' più di spazio all'amore per dire mamma, c'è posto per te, ma soprattutto c'è posto per il Signore. Santo. Amen. 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 Am